La raccolta dei rifiuti porta a porta arriva alla Guizza, uno dei quartieri più densamente popolati di Padova. A partire da marzo 2017, circa 11.000 abitanti della zona, compresa tra il Bassanello e Via Guasti, dovranno imparare a suddividere l'immondizia in appositi contenitori, che poi verranno ritirati porta a porta. Un sistema già in uso in altri quartieri che con gli abitanti della Guizza ora interesserà circa 88.000 padovani. Maggiore è il riciclo del rifiuto, maggiore è la possibilità per l'amministrazione comunale di utilizzare gli incentivi per tenere bassa la tariffa sulla raccolta dei rifiuti. I cittadini verranno preparati attraverso una campagna di sensibilizzazione che arriverà a breve con la consegna dei kit alle 5.000 utenze coinvolte. Il comune, attraverso gli amministratori di condominio, si attiverà per spiegare le modalità del conferimento dei rifiuti. Ogni famiglia riceverà 5 bidoncini. I primi mesi ci sarà tolleranza per chi commetterà degli errori, multe salate invece per chi verrà sorpreso a praticare il cosiddetto nomadismo dei rifiuti. Si va da un minimo di 25 euro a un massimo di 500. È ovvio che per quanto riguarda i comportamenti che sono chiaramente in malafede, e cioè la persona che carica la propria autovettura con le immondizie e viene a scaricarla nel territorio padovano, la multa sarà di 500 euro. Si tratta di nomadismo dei rifiuti e non si può riconoscere nessun tipo di tolleranza a questo tipo di fenomeno. E per chi invece magari deve ancora imparare come correttamente si fa la raccolta differenziata, questi sono pochi, ma quando introdurremo la raccolta porta a porta come viene fatta, ci sarà sicuramente un ampio margine di tolleranza.